Allora ragazzi, l'altra volta, l'ultima volta, oltre, diciamo, vi abbiamo fatto vedere soltanto questi due diagrammi. Nella realtà avremmo potuto vedere anche altri diagrammi molto importanti per la termodinamica, che sono il diagramma TS, temperatura entropia, HS, pressione entalpia. Sono altri diagrammi molto utilizzati nella termodinamica, in cui possiamo individuare, così come abbiamo individuato con questi diagrammi, le proprietà, diciamo, sia lo stato termodinamico, quindi fissato un punto con due proprietà, possiamo individuare tutte le altre proprietà termodinamiche. Andiamole a vedere, diciamo, almeno qualitativamente, poi diciamo, ci ritorneremo. Allora, in particolare sul diagramma TS, allora andiamo a vedere, allora normalmente noi, io adesso vi abbandonerò tutta questa parte solido, più solido, liquido, eccetera, l'ho fatta per una costruzione termodinamica completa, ma nella realtà noi abbiamo detto della termodinamica cosa ci interessa. Ci interessa la termodinamica perché noi siamo degli energetici, no? Degli ingegneri, diciamo che come gli ingegneri caldi, o piuttosto, quindi meccanici caldi, piuttosto che come degli elettrici, cercheremo di capire le trasformazioni energetiche di un sistema. Bene. Allora, secondo voi questo vettore energetico come viaggia, come può viaggiare nelle condotte? O come vapore? Come liquido? Ma posso mettere il solido? No. Allora devo fare attenzione che non diventi solido, questo sì, perché altrimenti gelano le condutture e vedete, sapete quello che succede. Però nella realtà la maggior parte delle condizioni fisiologiche di funzionamento sono quelle liquide o vapore. Quindi di fatto noi, a parte i primi esercizi che vi daremo, poi sposteremo subito la nostra attenzione sulla parte a destra, ma questo non significa che non dovete sapere questo, ragazzi. Significa che di fatto voi vedrete la maggior parte dei diagrammi che vedete sui vostri testi sono sulla parte, sulla seconda parte. Quindi vedrete che il diagramma, la curva a campana, poi non vi, diciamo, non vi andate a guardare tutto il resto. Alta attenzione perché è importante ovviamente anche questa parte qua, ma noi la vedremo poco. E lo stesso vale per il diagramma HS, cioè noi andiamo a vedere soltanto una parte del diagramma che riguarda la parte del liquido. Bene, vediamo come sono fatti. Allora, intanto questa parte qua è la parte di liquido e quindi io potrò avere, facciamo variare la pressione, che la pressione, diciamo, salendo con, a pressione costante, aumentando la temperatura, su un TS posso avere questa situazione qua, quindi con la pressione, quindi posso avere questa e più o meno le curve a pressione variabile fanno più o meno così, eh? Questa è la curva ipercritica che fa in questo modo. Quindi attenzione, mentre l'isoterma qua era discendente, vedete? Qua, diciamo, invece l'isobara è, diciamo, avete la situazione, la curva che va nel senso opposto, non vi confondete ovviamente. Allora questo è P, P con 1, P con 2, P con 3, questo è un diagramma che vedrete molte volte, soprattutto quando andremo a fare i cicli ranking. Quindi che cosa avete? Avete che all'aumentare della, diciamo, della temperatura a pressione costante, voi vi muovete in questo modo qua. Entrate sotto la curva a campana, ovviamente sotto la curva a campana avete sempre che temperatura e pressione sono, fanno uno a braccetto dell'altro, tant'è vero che questa, diciamo, curva sotto, diciamo, questo segmento sotto la curva a campana lo chiamo isotermobarica. Questo è un isoterma, vedete? No? Questa è un'isobara. Poiché sotto la curva a campana isoterma e isobara coincidono, la chiamerò a volte col nome isotermobarica proprio per far ricordare il fatto che si mantengono a braccetto sempre le due curve. E lo stesso vale sul diagramma HS, su cui io ho che questa curva qui è la curva, ovviamente la curva di isobara, e diciamo, ovviamente sotto la curva a campana l'isoterma coincide, giusto? Con l'isobara. Poi arrivata qua invece si stacca e se ne andrà così. Quindi avrò queste curve che fanno così e le isoterme che fanno così. Questo diagramma l'avete già visto, qualcuno di voi già l'ha visto, vi ricordate? L'altra volta qualcuno me l'ha fatto addirittura vedere, era sulla copertina del libro, era il diagramma di Mollier. Un diagramma molto importante che anche, diciamo, verrà utilizzato molto spesso per, diciamo, la facilità
di leggere, diciamo, soprattutto le quantità di energia scambiate dal mio sistema, soprattutto sistemi aperti e immediati. Ancora potrò vedere dei diagrammi US, insomma ci saranno tanti diagrammi che potrò andare, diciamo, a vedere. E ancora il diagramma pH, che è una forma, diciamo, di questo tipo, in cui questa sarà isoterma. E quindi questi sono i diagrammi su cui di volta in volta appunteremo le nostre riflessioni, faremo i nostri conti. Allora, l'aspetto più importante che oggi volevo sottolinearvi, più che i diagrammi su cui avremo modo di operare, cioè quindi questi diagrammi li vedremo più volte, nelle diverse forme a seconda delle sostanze ovviamente, e andremo a operare, diciamo, e guardare le trasformazioni termodinamiche su questi piani, sia sulle isobare, sia sulle isoterme, sia sulle isocore, sia sulle isentropiche, sia sulle isoentalpiche, su tutte le trasformazioni importanti che adesso abbiamo, diciamo, introdotto nella, diciamo, lezione, diciamo, nella scorsa lezione. Sono tutte trasformazioni termodinamiche estremamente importanti che, diciamo, andremo a studiare. Quindi questi piani saranno estremamente utili per vedere dove e come mi sposto e dove e come cambiano le nostre proprietà termodinamiche. Quindi su questa, vedete, qualunque di questi diagrammi hanno un vantaggio rispetto alla formula. Nella formula io di volta in volta ricavo soltanto l'informazione, la terza informazione, cioè io ho la formula che mi dà l'entalpia funzione della pressione e della temperatura, va bene? Ebbene, qua inserisco pressione e temperatura e la formula mi dà l'H. Qua invece ho la possibilità di fare due cose. Uno, vedere tutte le altre proprietà come cambiano. Cioè io entro con temperatura e pressione, questa è la temperatura e questa è la pressione, ragazzi. Entro con queste due, diciamo, funzioni, io vedo, uno, dove mi trovo. Dove mi trovo? Sotto la curva a campana? No, dove mi trovo? Condizione di forma. Quindi la prima cosa che vedo con la formula è già questa relazione, diciamo, questo, diciamo, il mio sistema si trova nelle condizioni di aeriforme. La seconda cosa importante che riesco a vedere, riesco a determinare tutto il valore delle altre proprietà in modo estremamente semplice. Qua mi prendo l'entalpia, qua mi prendo l'entropia, va bene? Poi ci sono altre curve che io non vi ho rappresentato, ma che comunque, diciamo, sono disegnate, che sono le isocore. Quindi passerà la curva dell'isocora qua e io potrò, diciamo, determinare qual è, diciamo, il volume specifico. Quindi i diagrammi hanno il vantaggio di tenere tutte queste informazioni insieme, quindi H, come varia H, come varia S, come varia, diciamo, il volume specifico, in funzione di tutte le altre proprietà, quindi le individuo subito, primo. Secondo, posso andare anche a vedere facilmente la trasformazione termodinamica, perché io dico mi muovo sull'isoterma e vado da qua a qua e io vedo subito se mi sono, diciamo, quando mi sono fatto, diciamo, questo tratto, come è variata l'entalpia, come è variato il volume specifico. Quindi anche la trasformazione termodinamica, oltre che il punto, oltre che le proprietà termodinamiche, sono estremamente semplici da determinare su questi piani. Va bene? Quindi normalmente io vi chiederò un doppio sforzo. Il primo sforzo è, diciamo, capire dove mi trovo, di cominciare a quantificare e utilizzare le tabelle, sono i primi esercizi che faremo, che dovremo avere gli stati, in cui date due proprietà vi chiederò di, diciamo, di valutare tutte le altre, quindi lo stato termodinamico. Il passaggio successivo che faccio è la trasformazione, quindi vi faccio fare i due esercizi che li faccio fare sia sulle tabelle, che sono molto più precise, che su, diciamo, sui diagrammi, in cui potete valutare con due cifre significative quella, diciamo, quella proprietà. Dopodiché passo subito alle trasformazioni. Quando farò le trasformazioni, voi questo lo abbandonerete quasi del tutto, ci mette il triplo del tempo, vado a determinare la trasformazione sul piano. Anzi, al limite fate prima sul piano, diciamo, andate a individuare tutto e poi eventualmente, se volete un calcolo più preciso, andate con le tabelle. Chiaro? Quindi questi piani dovete un poco alla volta, non subito, perché adesso per voi sono linee sulla lavagna in questo momento, ma un poco alla volta dovete incamerarle, dovete, dico, metabolizzarle. Cioè, quando io vi dico isobara sul piano
Mollier, voi dovete subito raffigurare come è fatta l'isobara, cioè qual è l'andamento dell'entalpia a pressione costante al variare dell'entropia, perché quella è la curva, no? Vi fa vedere come fare questo. Detto questo, allora, quindi rappresentati i piani termodinamici, andiamo a capire come i termodinamici sono ricavati in questi piani e come hanno fatto a valutare tutte le trasformazioni e le proprietà che a me servono a partire da una sola proprietà. La prima equazione, quella più importante che io vi mostro, si chiama equazione fondamentale della termodinamica. Che cosa mette in relazione? Mette in relazione le proprietà termodinamiche U come funzione di S e V. Ovviamente stiamo sempre ragionando su un sistema semplice PVT. Allora, perché ho preso queste tre proprietà e non altre? Perché la termodinamica classica, quella postulatoria di cui vi ho parlato, non parte dalla fenomenologia, non parte dalla pressione e dalla temperatura come a noi è più facile pensare. Perché noi qual è il primo approccio che vi ho dato? Ho detto, quello fenomenologico, misurate temperatura e pressione, perché quelle sono delle grandezze che voi vi portate nel DNA da piccino. Se io vi parlo di energia interna e di entropia, voi dite, ma che sono? Non sapete cosa sono, giusto? Allora dobbiamo cercare di capire, innanzitutto, se esistono. Se esistono vuol dire sono misurabili. Lord Kelvin, in una bellissima frase, dice, io posso conoscere e dire che esiste una grandezza se è possibile misurarla. Quindi, di fatto, se io non so misurare una grandezza, per me la grandezza non esiste. Bene, Galileo dice, tra l'altro, prima ancora di che dice, la devo misurare, ma gli esperimenti sono sicuri e ripetibili, cioè devono dare sempre gli stessi risultati, perché se io misuro una cosa, la misuro 10 volte da cose completamente diverse, evidentemente questa cosa non funziona. Allora, dico questo perché io in termodinamica ipotizzo che esistono due proprietà termodinamiche, stiamo sempre parlando di un sistema semplice PVT, ripeto, intensive, che sono l'energia interna e l'entropia, e sulla base di queste sole due proprietà io posso ricavare tutte quante le altre proprietà termodinamiche. Allora, queste due proprietà ovviamente sono accoppiate con una terza, in questo caso del volume, che è l'unica proprietà che sapete già valutare, che è la stessa praticamente che vi portate dalla fisica elementare. Il volume specifico è il volume diviso la massa, nient'altro. Quindi non ho bisogno di esprimere qualche altra parola, è rimasta la definizione, resta la stessa. Sulla temperatura e sulla pressione vedremo invece sono differenti dal punto di vista termodinamico. Quindi dovrò dimostrare la coincidenza delle proprietà che andrò a misurare con la pressione e la temperatura invece che io conosco. Bene, questa relazione, poi lo vedrete più avanti, e anche gode anche di alcune proprietà invertibile, però questo lo vedremo. Cioè posso scrivere anche questa proprietà S uguale a S di U. Allora, prima cosa, conoscendo questa relazione, vi ricordo quello che vi ho detto nella prima lezione, se non ricordo male. Cioè che se due proprietà, se una funzione termodinamica, se una certa proprietà è funzione di altre due proprietà termodinamiche, anche se una proprietà termodinamica. Tutte quindi le proprietà che potrò ricavare a partire da queste due o da queste tre, sono ovviamente proprietà termodinamiche. Secondo aspetto importante è che non dipendono ovviamente queste proprietà, non dipendono, ricordate, per essere proprietà termodinamica non dipendono dal cammino percorso, va bene? Bene. Che differenziali sono differenziali esatti, ricordate? Sono sempre perché se non dipendono dal cammino percorso, posso dire che se ricavo, qualunque sia il percorso che faccio, ovviamente di una proprietà termodinamica posso ricavare il dU a partire da un differenziale esatto. Bene, per cui se io posso scrivere anche che dU è uguale a che cosa? Sarà uguale alla derivata dell'energia interna rispetto all'entropia a volume specifico costante per dS, più la derivata dell'energia interna rispetto al volume specifico a entropia costante per dV, giusto? Quindi faccio il differenziale di dU e quindi mi trovo questo valore.
Ora, ragazzi, la cosa importante e carina da vedere è che questa derivata, la derivata dell'energia interna rispetto all'entropia, a volume costante, la posso definire T. Questo, già questo simbolo evoca un'altra grandezza. Quindi io definisco la temperatura termodinamica T come la derivata dell'energia interna rispetto all'entropia a volume costante. Allo stesso modo posso definire quest'altro coefficiente come P, pressione termodinamica, o assoluto ovviamente, come meno la derivata dell'energia interna rispetto al volume specifico a entropia costante. A questo punto questa relazione la posso scrivere anche come dU uguale dS meno dV. Questa equazione viene chiamata prima equazione di Gibbs. L'avete già fatta, sì. E quindi avete già definito la temperatura in questo modo. No, il nome. Cosa? Il nome, non la... Ah, questa è la relazione che avete visto. Allora, questa relazione la potete vedere anche in forma inversa, ragazzi. Potete anche vederla come ds uguale a du su t meno p, tanto più P su T in dT, per dT. Allo stesso modo, è sempre la prima equazione di Gibbs, però ovviamente scritta con il PV che sta dall'altro lato, divido per T, vedete, trovate questa relazione. Va bene? Bene. Analogamente posso ricavare, a partire da questa, posso ricavare, ricordandomi che H è uguale a U più PV, posso anche ricavare il dH come dU più P dV più V dT. Giusto? Qui. Dice no? E quindi che cosa posso fare? Ricordiamoci che essendo dH uguale a dU più PV eccetera, posso scrivere, mettendo questa relazione, la prima equazione di Gibbs, posso scrivere che dH è uguale a che cosa? A T dS meno P dV più P dV più V dP. Questo e questo se ne vanno. Quindi posso scrivere che dH è uguale a T dS più V dP. Seconda equazione di Gibbs. Risparmiatemi la scrittura inversa. Cioè posso anche qui fare l'inverso e scrivere che dS è uguale a dH su dT meno V su T per dP. Stesso discorso di prima. Ora, perché queste relazioni, ragazzi, sono estremamente importanti? Perché vedremo che se io sono in grado di ricavare il dU, quindi se sono in grado di misurare il dU, e ovviamente sono in grado di misurare anche temperatura e pressione, sia ben chiaro, posso misurare anche tranquillamente l'entropia. Cioè questa grandezza strana che abbiamo introdotto in questo corso, come se fosse stata una meteora che entrava nella vostra mente, adesso comincia a diventare un po' più concreta. Cioè attraverso questa relazione, se sappiamo misurare il dU, cosa tutta ancora da vedere, perché io l'energia la so misurare, l'energia interna ancora un po' devo capire meglio che cosa è e come la misuro.
Lo stesso vale per la temperatura e la pressione, giusto? Perché la temperatura la so misurare, la temperatura termodinamica, boh. La pressione la so misurare, la pressione termodinamica, boh. Diciamo, è la stessa cosa. Però cominciano, attraverso queste due relazioni, a incastrarsi dei concetti che prima erano molto molto più vaghi. Se è vero che l'energia è quella che io ho in testa, se è vero che la temperatura è quella che io ho in testa, se è vero che la pressione che io ho in testa, posso determinare anche, a questo punto, attraverso questa relazione, posso anche andare a determinare qual è l'entropia. O meglio, più che il valore dell'entropia, le variazioni dell'entropia. DS dice come varia l'entropia, non quanto è uguale l'entropia. Allora, la cosa importante, ragazzi, io, diciamo, per quanto riguarda la pressione, già a partire dalla, diciamo, dalle, sì, forse dalla, diciamo, dalla prossima, se non dalla successiva, sarò in grado, diciamo, di farvi vedere che effettivamente la pressione termodinamica è la pressione empirica per l'energia. Sulla temperatura sarà un po' più difficile portarvi in convergenza. Per ora vi dico solo questo, che questa temperatura termodinamica è sostanzialmente ricavabile a partire dalla temperatura empirica sulla base di una semplice relazione T uguale a T piccolo più 273.15 gradi Celsius, per cui la temperatura in Kelvin la potete ricavare a partire dalla temperatura in Celsius attraverso semplicemente questa somma. Attenzione, perché, come avrò modo di farvi vedere più avanti, mentre la temperatura Celsius si ricava, se questo è lo 0 Kelvin, cioè lo 0 assoluto, che è, diciamo, ovviamente a meno 273.15, cioè la minima temperatura alla quale noi possiamo arrivare fisicamente, non si può arrivare al di sotto di questo livello, va bene? Cioè il minimo stato energetico possibile per un sistema. Ebbene, se questo è lo 0 Kelvin, questo è lo 0 Celsius, la temperatura, diciamo, la scala Celsius è fatta a partire da questi due punti termodinamici dividendo in 100 parti questa, diciamo, questo pezzo qua di scala. Questa scala qui invece è fatta in un altro modo, non divide prendendo due punti, ma prendendola, diciamo, in effetti come stessa scala termodinamica, poiché questo qua è meno 273.15, diciamo, Celsius, invece di prendere questo prendo un punto che sta qui vicino, che è 0.01, un poco poco più avanti, e, diciamo, vado a prendere questo pezzo qua e dividerlo in 273.16 parti. Vabbè, potevo pure prendere questo qua e fare 273.15, però, come vedete, qui, essendo questo uno 0 fisico, non mi serve più 100 gradi, ragazzi, mi basta questo. Vi trovate? Cioè io potevo prendere 0 gradi Celsius, dire questo è il punto fisso della scala internazionale, divido tra 0 e 0 Celsius, divido in 273.15, perché in 273.15? Lo divido pure in 100, perché in 273.15 secondo voi? Per fare, diciamo, per far diventare un Kelvin uguale a 1 grado Celsius, per avere la stessa, diciamo, la stessa unità di misura. Attenzione, perché la scala è differente, però, perché la scala Celsius parte da qua e va sopra in positivo e in negativo sotto. La scala Kelvin parte da qua, questo è lo 0 Kelvin, chiaro? Questo diventa 273.15. nella realtà, per una questione di ripetibilità dei punti fissi, di precisione, su solo un fatto metrologico, invece di andare a prendere questo 0 mi vado a prendere il punto triplo dell'acqua, perché il punto triplo com'è? Non è variante. Il punto di fusione cambia. Con cosa cambia, ragazzi, il punto di fusione secondo voi? Ragazzi, con cosa cambia il punto di fusione? Questa temperatura come cambia? Dito ad alta voce. Con la pressione, se io vado più sopra con la pressione, vedete, si sposta più a sinistra, e se vado più sotto si sposta più a destra. Quindi non è estremamente preciso. Il punto triplo è uno, è invariante. Quindi se io dico l'acqua, poi bisogna vedere che acqua, l'acqua pura, ma qua acqua. Va bene, perché ci sono problemi di isotopi e roba varia. Allora, se io prendo l'acqua, una volta che ho detto quell'acqua e solo quell'acqua, bene, ho definito la scala univocamente. Va bene?
Allora, quindi, questo punto lo determinerò come il punto di arrivo dell'acqua, e questo punto, attraverso una sola definizione, se andate a prendere il sistema internazionale, adesso dovrebbe esservi chiaro anche misura, l'avete preso? Come è stato definito, diciamo, la temperatura? Come uno, come? L'unità, diciamo, di misura, il Kelvin, come è stato definito? Come 1 su 273.16 gradi Celsius, quindi 1.73, diciamo, volte il punto di arrivo dell'acqua. Ciao. Quindi se di questa, prendete questa cosa, la dividete su 273.16, ottenete la temperatura, ovviamente in unità di misura della temperatura. Chiaro? Così come avevate diviso questa in 100 gradi, ragazzi, questa la dovete dividere in 273.16, vi trovate? Ed è la definizione che trovate sul sistema internazionale, che avete letto probabilmente senza capirla, immagino, no? Perché adesso dovrebbe essere chiaro qual è il metodo con cui si arriva. Questa temperatura qui, tra l'altro, quella termodinamica, gode di una serie di altre proprietà che sono importantissime. Cioè, è una proprietà termodinamica, cosa che non, purtroppo non è la T piccola, di fatto non è una proprietà termodinamica, o meglio così come noi la possiamo intendere, poi diciamo, il problema va sempre convertito in di grande. E soprattutto questa scala vi consente di spiegare quella macchina di cui abbiamo parlato nella prima lezione, che è la macchina di Carnot, in cui vi diceva Carnot, guardate, dipende dalla temperatura, diciamo, il quanta energia riesco a convertire. Ma se io vado a prendere la T piccola, non dipende dalla T piccola, dipende dalla T grande. Io vi ricaverò questa scala termodinamica attraverso la macchina di Carnot, cioè posso definire un termometro che è fatto sulla macchina di Carnot, e quindi quello sarà, dal punto di vista empirico, più che questa relazione, che magari possiamo apprezzare per la sua semplicità, la sua bellezza formale, ma non ci fa capire che cos'è stata temperatura termodinamica. Se io vi prendo questa stessa relazione e ve la metto nella macchina di Carnot, capite anche fisicamente cosa rappresenta questa temperatura. Va bene? Okay. Quindi, ovviamente, questa lezione sulla temperatura termodinamica fenomenologica la possiamo vedere solo dopo aver fatto la macchina di Carnot. Adesso non l'abbiamo ancora.